Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World The Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata molto importante. Intanto, sbra, soldini, sbra, guardate in alto, che bello, non so se leggete che cosa sta per succedere. 99.999. Oh, ci siamo arrivati. Non so se c'ho gli scambi sul porto, fatemi vedere. Ce l'ho disponibile, no, si ricaricano tra 8 ore perché l'ho fatti ieri sera. Però adesso con quei soldini io, se c'ho roba che utilizza i soldini, li utilizzo anche per fargli change, cambi e i switch con la robina. Facci vedere, niente, niente che mi dà soldini, tutto che... cioè, il contrario, mi danno i soldini e non li levo. Però posso andare ugualmente, dovrei starci un po'. Vabbè, ho pigiato dove non dovevo. Che sta succede? Che... il gioco è impazzito. Il gioco è impazzito o so io sto troppo veloce? Allora, ci prendiamo subito questo e... bra 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 bra. Ok, attiviamo e andiamoci a riprendere pure qualche altro soldo qua. Tanto noi ci ritorniamo a 99.999, guarda, bra. Eccoli, eccoli che ci stanno già di nuovo. Porca miseria. Guarda i soldi, ci siamo arrivati, raga. Che bello. Allora, intanto, a parte queste cianfrusaglie, andiamo... qua che dovrei averci uno di quelli da aprire con la pubblicità, perché l'altra me la sono aperta per sbaglio stamattina. E apriamoci la nostra bustina misterioso VIP, se vai così. Ok, GV30, ci piacciono. Allora, ho pochi dino dollari, ragazzi, perché l'ho utilizzati, perché sto cercando di vincere la maledetta Lega Dominatore. Sono 90esimo adesso, sto rosicando perché sto ricalando un'altra volta. Dovrò fare delle altre partitine per mantenermi. E guardate i dino dollari che ho sprecato. Ho dovuto usare veramente tanti, regà, per poter stare a cavallo. Allora, intanto mi prendo questa bella mission 24 ore. Ho finito anche le mission stagionals. Perché l'Indominus Rex 2 lo dobbiamo avere per forza. Ecco perché ho usato quei dino dollari. Lo so che me lo state domandando, ma come, ma perché? Però ci abbiamo la roba del Paz da andare ad aprire, vai. Riscuoti tutto, 350 dino dollari, grazie, che mi servono. Tanta ambra, che ci sta riportando già 66.000, quasi 70.000. Il brunette livello 1 già fatto, che va a fianco al brunette livello 20 che già abbiamo. Tanto sappiamo che il passo in pratica ci fa sempre un dinosauro livello 30 e non di più. È proprio cattiveria, ma è così. Ceratosauro lo stiamo continuando a fare. Infatti qua dovrebbe essere pronto intanto uno di questi. Terizzino. Perché sto alzando tutti e due. Mi avete detto fai quell'ibrido. Io lo sto cercando di fare, ragazzi. Infatti siamo, non dico a buon punto, ma quasi. Almeno col terizzino. Con l'altro ci vorrà un po' di più, penso, con questo qua. Ok, col ceratosauro ci vorrà un po' di più. Anche perché ci mette più tempo, anche perché è più costoso in DNA e anche perché mori all'Indominus da fare. Quindi, mi dispia. Allora, abbiamo ottenuto tutto dal pass. Oddio, mi ha detto di no. C'è altra roba. Ah, perché ovviamente mi ha fermato per mettere quel dinosauro a terra. Ok, chance di stagione. DNA, DNA, DNA e dollari. Ok, 260 GV. Vai così. Oddio. Ho visto una cosa buggatissima nei miei GV. Non so se l'avete vista pure voi. 74.000 GV stiamo comunque. Cioè GV. Perché non vengono le parole oggi? Avete capito? Avete capito? Basta. Avete capito? Non serve che ve lo spiego. Andiamo avanti. Prima che divento scemo. Ok, prendiamoci questi. Voilà. Ciscia. Ciscetta e cisciotta. Siamo pure a 40 milioni di ciccia. Tanta roba. Ok, DNA. Il DNA ce ne abbiamo tantissimo, raga, quindi non dovremmo avere problemi neanche con l'Indominus. Neanche per maxarlo. L'Oviraptor, vai, carichiamo l'Oviraptor. Ci piace. E Coritosauro poi me lo carico da solo. Ok, andiamo a vedere gli eventi che abbiamo da fare. C'è un evento che mi crea problemi, che è questo di Tempesta di Ghiaccio. Non so se lo farò con voi e se riuscirò a completarlo. Gli altri invece li dovremmo riuscire a fare tutti. Vediamo un po'. Accesso VIP. Vabbè, mi mancano dei dinosauri ovviamente perché ho dovuto fare il mega PvP della vita. Ok, quindi questi si devono ancora ricaricare. A parte che in realtà potrei pure fare ricarica istantanea. Ce lo facciamo dopo, casomai ci facciamo una delle partite nel PvP. Ok? Allora, vediamo un po'. La situazione è abbastanza tranqui. Quindi, triple. Ovviamente contro il pelicattilo un erbivovo di medie dimensioni, non altissime.
basta anche un bel uovo favo. Con poi di qua un altro erbivoro. Andiamo sempre con lo stegofauro. Eh no, così non va bene però perché c'è un carnivoro da buttare giù che possiamo andarci col diplofugo. Diplofugo! Vai, siamo pronti. All'attacco, ragazzi. All'attacco. Intanto, come al solito, quando io gioco a Jurassic deve aggiornarsi il PC. Io ancora non la capisco sta cosa. Jurassic porta aggiornamenti. Così, a random. Vabbè. Ok, 2-1. Ci attacca 2. Ovviamente. Telegattilo. 2-2-1. Ciaone. Dai, attaccami, ti prego. Così la facciamo molto rapida. 2-2. Perfect. Parata piena. E 4 a pizzo. Vai così. Ci piace. E poi mi sa che riusciamo pure forse a fare una missioncina. Forse. Chissà, eh. Non sono sicuro di questa cosa. Ok, mi ha attaccato e non ho visto quanto. Quindi non avendo visto quanto farò 1, 2, 3. Sicuri per essere tranquilli. E 2, 2. Ok. Attaccato tutto quindi. Non serviva quel 3. Bastava un 2. Allora, Quetzalcoatl, che c'ha 4. Vediamo un po' cosa fa. Attacca 4. Vai così. E noi siamo belli tranquilli. Ok, 1, 2 per uccidere. E a questo punto io farei 4 pass completi perché andiamo direttamente col Diplofugo. Il nostro bellissimo Diplofugo. Ok. Allora, fatemi vedere se funziona tutto. Sì, funziona tutto. C'ho problemi perché avevo riavviato il PC. E quando riavvio il PC di solito sbarella qualcosa. Di solito lo sospendo. Invece ieri sera ho fatto arresta. E voilà. Ok, è andata bene. Diplofugo. 7 attacchi col Diplofugo. E portiamo la kill a casa. Quindi una bella ricompensa per noi. Ci piace. Vai. Dacci quello che è nostro, quello che vogliamo. Ricompensa. Ovo. Ovo, ma non pupo. Cratere di lava che lo venderemo sicuramente. Uno scafognato. Ok, GV1300. Ah, questo mi piace tanto, ma proprio tanto. Bella così. E andiamo a vedere gli altri eventi. Allora, un altro evento che possiamo fare è Fauci, Fameliche. Evento Ambra, non so a che livello stiamo, non l'ho visto. Due carnivori, diciamo che possiamo gestirlo. E quest'altro lo possiamo fare. Fauci Famelica è solo carnivori contro carnivori. Quindi ipoteticamente noi siamo sempre molto in vantaggio perché abbiamo i triple carnivori. Ok? E loro sono ugualmente grossi. Quindi ugualmente io dovrei andare con roba cicciotta. Quindi io azzarderei, senza saperne leggere né scrivere, un Proceratosauro con tantissimo attacco. E un Baryonyx. Indominus e Indoraptor lo utilizzeremo per fare il PvP dopo. Faremo una battaglia di quelle diamanti, cioè di quelle che mi viene il nome, dominatore. Ok. Allora, vediamo un po' di portarci a casa questo di evento. Con i carnivori. Tanti bei carnivori, ma noi abbiamo il triple carnivoro. Che è tanta roba. Ok, ci ha attaccato, quindi facciamo un 2-1. E poi andiamo a smontare quel monolofofauo. 272. Madonna, sotto 262, 400, cioè tutti giganteschi. Attacca, no, difende 1, quindi si carica. Diventa un bellissimo 4. Vediamo un po' cosa fa. Dai, attacca 4, dai. Attacca 3, maledetto. Maledetto. Ok, proviamo ad attaccare con... Io Proceratosauro lo lascerei per ultimo. Lo lascerei per ultimo. Mi sembra più sensata come cosa. 1, 2, 3, 4 per eliminare. E ovviamente 3 per difendere. Perché questi sono grossi. Vai. Ok, perfetta. Ha difeso, quindi non ha un più. Dopo, è importante sta cosa. Vediamo un po'. Ok, attacca 3 e non 4. Quindi mantiene sempre in difesa. Allora, diciamo che lui ha una difesa, no? 1, 2, 3 e 4. Devo attaccargli tutto. Quindi ipoteticamente lui con due attacchi, 9, 18, 27, con tre attacchi mi uccide. Perfetto, quindi c'ha uno in difesa. E noi dovremmo con quattro attacchi di Proceratosauro eliminare perché è 1500. Vediamo un po'. Perfetto. Ok.
il Retator buttato a casa. Ok. Qual era il premio? Manco l'ho visto di questa bustina. Ricompensa oro anche suo. Niente male. Soldi, ciccia, un pozzo di catrame e Litteoftega. E in altri 1300 GV per noi. Ah, gnam. Veramente gnam, gnam, gnam. Intanto carichiamo questo scontro fra titani. Allora, prossimo evento che ci interessa è l'evento Ambra. Poi ci potremmo fare l'evento Monete, che ci dà comunque una bustina. Questo Tempesta di Ghiaccio posso provarlo con voi, ma sono sicuro di non riuscirci, perché ho visto che questi maledetti sono enormi. E noi gli enormi ce l'abbiamo, ma non allo stesso pari di vita. È quella la problematica. Tipo il Tila Cosmilo è un ottimo counter, ma c'ha poca vita. E rischia di rovinarmi sempre la festa. Allora, andiamo a fare evento Ambra per ora. Ok, evento Ambra e acquatici, giusto? Quindi mi devo portare un solitario di Rodriguez. Acquatici, carnivori in realtà, scusatemi. Però mi devo portare un acquatico buono, un anfibio. Ostaposauro. E ovviamente un erbivoro, che non mi sembra a caso di usare Leolambia. Insomma, me lo porto in PvP, Leolambia. Un erbivoro con ottime capacità di danno più che di vita. Quindi andrei più in basso e andrei dal nostro bellissimo Borealo Pelta. Ok, dovremmo farcela. Anche perché con l'erbivoro li faccio rimanere addosso all'erbivoro. Allora, ispirazione. Aumenta i PS di tutte le creature alleate del 75 e la statistica attacco del 40. Io mi faccio una bella batosta di potenziamento. Alfa che faceva? Aumenta di 100 le statistiche attacco di tutte le creature alleate. Gli facciamo proprio una bella caricone. E ovviamente potrei fare anche vitalità. No, vitalità però è intimidazione uno solo. Terrorizza. Facciamo terrorizza. Vai. Belli cattivi. Allora, ovviamente adesso questo principale dovrebbe caricare tutti. Bram, quello che mi serviva, insomma, perché a lui che è potenziato non serve a niente. Alfa potenzia tutti gli altri due. E terrorizza, depotenzia tutti gli avversari. Bene così. A cavallo. Andiamo a fargli del male. In maniera incredibile. Oh, c'è un bellissimo ghost dall'altro lato comunque, eh? Non ci si lamenta. Due da parte e uno. Vediamo un po' se difende. Difende due. Ok, quindi non ha nessun plus. È un vantaggio per noi. Sta difendendo ancora però, eh. Lo schifoso si sta difendendo in maniera importante. Una sola stavolta carica. Stavolta caricato in più, eh. 4 e 4. Vediamo un po' se attacca. Attacca 4, perfetto. Noi ci abbiamo ancora due vite col solitario. Tanta roba. Ostaposauro che è diventato un 1916. Quindi con due attacchi dovrebbe fare piazza pulita sul nostro povero avversario. 2 e 3. Benissimo. Voilà. Ghost adie. Ghost adie. E ci siamo. Tre switch. Vediamo un po' cosa fa Staposauro. Ok, non attacca. Quindi noi possiamo ritornare dal nostro grandissimo amico triple e caricarci di nuovo. 4 e 2. Giusto per infastidirlo. Facciamo pure un danno. Che bello. Eudimorfodonte, mi dispiace per te, ma noi ce la stiamo prendendo comoda per eliminarvi al 100%. Ok, ha messo il carnivoro brunette. 5, non dovrebbe avere niente in difesa. Ok, quindi se noi andiamo con uno staposauro dovremmo fare il devast con 2. E a questo punto, facendo il devast con 2, facciamo un 4 da parte. E a sto punto, essendo molto furbi, 3 attacchi. Ok, potevo fare pure un armor, ma sinceramente non mi serve. Dopo andiamo direttamente con il nostro mega erbivoro. Facciamo fuori Eudimorfodonte. Non ci attacca? Sei serio? Allora ti elimino con Staposauro. Mi dispiace. Lo devo fare. Devo farti sentire chi comanda, anche se è di un'altra di un altro potenziamento diverso. Ok, ci siamo. Evento Ambra. 1800, 1800, 1800, 1800. Siamo quasi di 900.000 Ambra, regà. La bustina 100.000 Ambra si sta riavvicinando a noi. Ok. Allora, abbiamo fatto questo, questo, questo. Evento boss, c'è qualcosa? No, creatura per due, mannaggia la creatura per due. Ci manca ancora a noi per arrivare alla creatura per due. Provo a fare un tempesta di ghiaccio, giusto per farvi un po' di
soddisfazione personale. Allora, io ho la problematica grossa. Però potrei pure far così. Stavolta. Facciamo rinoceronte lanoso. Provo a fare una cosa diversa da quello che ho provato off camera. Diprotodonte è un ghiacciolo che ovviamente ci possiamo andare solo con Ionodonte a livelli alti. E Andreosarco 1682, 8,76 è debole a Erbivovo. E quello potrebbe andare giù bello secco, anche se basterebbe, penso, questo. Ho tanti dubbi, ragazzi, ho tanti, 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 tanti dubbi. Ci provo però. Ci provo perché è content, come direbbero i colleghi. Ok, allora lui c'ha 400. Se fa switch, c'ha 1300. Eliminarci non ci elimina, però i danni ce li fa sentire addosso. Ok. Allora, ovviamente noi col Brontoterio, che non è un grande tank, però ha un ottimo attacco, con due lo eliminiamo e ci morirà ovviamente il Brontoterio. Ok. Quindi abbiamo preso vantaggio del terreno. Lui adesso con due attacchi, se non erro, può eliminarci. Quindi rimarrà a zero di conseguenza. E di conseguenza io dovrei avere vantaggio su di lui. Perfetto. Quindi io adesso ho un due attacchi fattibili e un pass da dare all'eroceronte lanoso. Ipoteticamente parlando. Che lui penserà che è un armor, giusto? È un 3, quindi dovrebbe attaccarmi a meno 3. Per potermi buttare giù secondo il suo concetto. Perfetto. È andata meglio di ieri. Ieri ho fatto una prova e è andata molto male. Invece mo l'ho gestita meglio. Probabilmente era anche perché era tardi quando ci ho provato. Quindi magari pure la capoccia, insomma, non era bella fresca. Invece mo stiamo di mattina. Può essere che riusciamo, eh. Facciamo pure la seconda, ci proviamo. Dipende com'è composta. Allora, vai. Due ghiaccioli e un'erba. Allora, l'erba ovviamente di la Cosmilo, anche se ci abbiamo la difficoltà. Ok, il Brontoterio è debole a ghiaccio, quindi non è il caso. Dovrei portarmi, casomai, un Panoctus Tank, un Tila Cosmilo, e perché così fa il change. E ovviamente mi serve un altro di questi qua. Però sono tutti bassi. E devo andare con gli Enodonte questo medio perché più alti sono della tipologia diversa. Diciamo che siamo un po' raso raso, secondo me. Secondo me rischiamo male, ipoteticamente. Lui farà change però adesso 100-100, quindi se attacca 1094 noi prendiamo vantaggio. Non attacca, questo è un problema grave per noi. Potrebbe anche ipertankare. Quindi noi possiamo fare un 1-2. Solo perché abbiamo un sacco di vita e... Però ci ha fregato. Ci ha fregato. Se mi attacca 3 me l'ammazza. Non attacca ancora. Questa cosa mi preoccupa tanto. Allora provo a fare un... Difendi 3-2. Speriamo. Ah, ha difeso un armor sola. Mi sa che Panoctus sta per morirmi. Panoctus sta per morirmi. Vediamo un po'. Attacca 5. Mi sa che muore. Addio. È sopravvissuto. Che pelo che gli ha fatto però, cavolo. Allora, ipoteticamente parlando, io devo fare sto gioco adesso. Due attacchi, me levo lui e poi devo caricare tutto su loro. Devo caricare tutto su di loro. Tira Cosmico. Tira Cosmilo deve andare giù. Mi dispiace, non è una cosa che volevo, ma serve. Ok, quattro attacchi, me li fa tutti e quattro. Fortunatamente attacca. Facciamola bene. Ok, quindi non ha nulla in difesa. 7, 14, 3. E a sto punto devo dare il tutto per tutto allo Ienodonte. Perché il Panoctus con una botta secca va giù. Da 2,62 è un rischio troppo grande da difendere. Vediamo un po' cosa fa. Attacca 3, quindi c'è uno in difesa. Dovremmo farcela perché comunque è un 400 e diventa un 600. Con 8 attacchi sì che ci si fa, dai. No, troppo fattibile. Ecco qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai. Abbiamo recuperato pure un evento che pensavo di non fare. Tanta roba. Ok. Allora, ci portiamo a casa la ruota dei premi. Perfetto. Vediamo un po' se c'è da bustina. No, un bel Dilophosaurus. Ce lo sbattiamo tra i denti. Che bellezza. Ok, scontro tra titani si carica.
Intanto qua 96.000, 96. Cioè, ormai è diventato proprio exchange sicuro che andrò di soldi dollari. Sì, scusate, soldi ciccia, soldi ciccia, soldi ciccia. In maniera estrema, anche se costa tantissimo, lo farò. Allora, vedo che stiamo arrivando pure ai 2.000 per fare l'altro ibrido. Ci siamo? Vedo quasi 2.000. E ci manca quel peletto e ci siamo arrivati, eh? Ok, missione. Serie 10 anfibia livello 31. 20. Beh, potrei pure accelerare, eh. Vediamo un po'. Facciamo così. Attiva. Perfetto. Ok. Quindi ne ho fatto una al 20 e una al 20 di Kulasuko. Ma anche perché si sono buoni pure per i soldi che danno, raga. Quindi farne di più non è male. Ok. Sto sprecando un po' di dino dollari per accelerare pure questa missione. Così andiamo avanti. Ok. Voilà. Perfetto. E ne abbiamo uno al 30, però non è al 31 questo. Lo fa pure quello al 31. Quindi devo riaccelerare. E se facciamo così, vai, fusione istantanea, dai. Ok. Ale. Portate a casa la mission. E fatto un altro culasauro che mi dà altri dindi. Voi dite, Mordo, mo che ci fai con tutti questi soldi? Sono buoni per gli scambi anche del mercato, ragazzi. Non sottovalutate. Siamo arrivati alla bellezza di 215.800 ogni 3 ore da questi, eh. Voi dite, wow, così tanti. Eh sì, Kulasuko sono tra i migliori per farm e facilissimi da fare anche. Allora, intanto siamo a 82 e c'è la missione nuova. Voglio vederla. Come posiziona la torre vertiginosa giurassica? Possiede 10 carnivori a livello 35 più. Questa è una cattiveria di quelle importanti. Però la potremmo fare nei prossimi giorni. Penso pure domani, se ci riesco. Posiziona 3 nuove decorazioni, è abbastanza easy. Che tanto conta pure quelle non comprate, giusto? Yes. Quindi va bene così. E quindi in pratica l'unica cosa che devo fare è fare un carnivoro livello 35. E la torre vertiginosa non ce l'abbiamo più, mi sa. Perché l'ho tolte. No, ci stavano però. Dovrebbero essere queste qui, eccole. L'abbiamo, quindi possiamo fare yap. E ovviamente ripiazzarla, giusto? Giusta? O non giusta. Vai. Fatto. E mi manca solo da fare il possibile un carnivoro al 35. Chissà perché me lo fa fa qua però. Perché ho trovato il dilofosauro? Mi sa di sì. Quindi facciamo così. Mi faccio quel dilofosauro così me lo metto a fare. E poi possiamo fare la mission per domani. Tanta roba. Allora, adesso, visto che siamo delle brutte persone, mi vado a fare una partita qui alla Lega Dominatore top 1%. Così mi alzo leggermente. Preferiti. Triple. Vediamo un po' chi ci capita contro. Allora, ipoteticamente posso fare una cosa brutta. Un recupero istantaneo che ce l'ho. E o mi porto l'anfibio, che però di solito io mi porto il mastodonte. Però non ce l'ho, quindi mi porterò al monosteco dopo. Quindi facciamo due tipologie. Vediamo un po'. Che ci dice la fortuna? Sarà dalla nostra? O sarà da quell'avversaria? Perché di solito faccio carnivoro e anfibio e mi va benissimo. Oggi invece ho fatto carnivoro, erbivoro e sono rovinato. Perché sono due carnivori della. Va bene, va bene. Ci si può riuscire lo stesso. Siamo con il triple. Quindi ce la dovremmo fare ugualmente. Al massimo deve andare carnivoro su carnivoro in maniera incredibile. Oppure erbivoro su erbivoro e poi il carnivoro me lo mantengo per gli altri due. Dovrebbe essere la mossa più concreta. Allora lui potrebbe fare pure change. Ecco qua, di metro carno. Che mi attacca uno. Va bene, nessun problem. E noi continuiamo con la solita combo. 2, 1. E ci siamo. Non so chi sei dall'altra parte, se sei vero, se sei un bot, se sei però ti saluto a prescindere. Ciao. Non so manco il nome. Potrebbero mettercelo il nome sotto, però. Attacca uno. Ha attaccato solo uno. Quindi mette da parte il maledetto. Va bene, non è un problema. 4. E un po'. No, fa armor. Ok, è un 3 pulito. Perché era 3? Vediamo un po'. Ci proverà? Voilà, attacca 3. Ok. Allora, ovviamente, adesso siamo carnivoro contro carnivoro, quindi devo andare di carnivoro, per forza. Ok, vabbè, questo con due attacchi va giù. Sicuro. 1, 2. E a sto punto mi conviene difendere 3. Per mantenermi up l'Indoraptor.
Ovviamente a lui non converrà mettere l'erbivoro, quindi rimarrà col dinosauro che si ritrova, che è lo Spinoraptor al 35. Ok. Vediamo un po'. Attacchi 4? Dai, attacca 4, su. Facci questa grazia. Attacca 2, quindi ha 2 in difesa. Ok. 2 in difesa. 1 o 2 sono sicuri che vanno e ucciderebbero. 1 o 2 sono quelli in difesa possibile del nostro avversario. 2 da parte che potrebbero andare a finire sul monastero dopo. Dipende cosa fa col Werosauro e quanto attacca col Werosauro. Ok, dipende tutto da lui. Abbiamo vinta comunque. Era abbastanza non difficilissima. Siamo stati abbastanza fortunelli. Forse perché siamo tra i 90 posti. Più in alto sono più grossi, mi sa. Ieri, almeno quando ho giocato ieri pomeriggio, erano veramente pericolosi. Ok, ha attaccato 3 su 4. E noi facciamo un bel 6. Pratica monosteco dopo. È stato un grande spreco. Va bene, nessun problema. Dai, che ci si può fare. Dai, che oggi ce la possiamo fare a prendere quello Indominus Rex tra 4 ore. Domani vedrete il risultato, ragazzi. Se ce l'ho fatta, andremo a fare l'Indominus nuovo, Gen 2. Olè, saliamo un pochino. 3 posizioni. Mi sento molto al limite. Ok, giriamo la ruota. La speranza, vediamo un po' che ci esce. Ciccia triste, va bene. Saranno 100 dino dollari, mi sarebbero piaciuti di più. Allora, vediamo un po' a che situazione stiamo. Se siamo fatti questo. Evento boss non li posso fare. Potremmo fare evento monete, ma per un po' di robina comune, sinceramente, possiamo pure lasciar perdere. E io continuerò oggi pomeriggio, cioè, per queste 4 ore a fare squadra a terra a cercare di rimanere up, raga. L'unica cosa che possiamo fare. Va bene, questa era la puntata di oggi, ragazzi, di Jurassic World Game. Spero vi sia piaciuta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto commenti per ricevere un cuoricino. Ci vediamo domani con il prossimo video e probabilmente potremo mettere a fare l'Indominus Rex Gen 2.